Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O misericordiosissima Vergine Maria, Madonna del Miracolo, fu alla tua apparizione che Ratisbonne si commosse e da indurito qual era nell'errore si convertì alla verità versando lacrime di sincero pentimento. Volgi anche a noi i tuoi occhi pietosi, affinché il nostro cuore si sciolga in lacrime di compunzione al ricordo delle colpe, e come un giorno per l'Israelita il dolore e le lacrime ci servano a mondare l'anima. Te ne preghiamo per le pene che amareggiano il tuo cuore immacolato. Esaudiscici, o Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. I santi ai piedi della Madonna del Miracolo. Alfonso Ratisbonne nacque a Strasburgo in Francia, undicesimo figlio di una famiglia di banchieri ebrei molto influente. Alfonso, laureatosi in giurisprudenza, era destinato a diventare erede di tutti gli affari familiari ed era prossimo al matrimonio con la cugina Flora Ratisbonne. Tuttavia, un anno prima delle nozze, in attesa che la fidanzata raggiungesse la maggiore età e anche per ragioni di salute, intraprese un viaggio con meta a Gerusalemme. Giunta a Napoli, per una serie di contrattempi, modificò il suo itinerario e si recò a Roma, dove impezzava il colera. Qui incontrò amici che lo accolsero e lo guidarono per la città. Tra questi vi era un amico di suo fratello Teodoro, il barone Teodoro de Busseret. Anche lui un cattolico zelante che faceva parte di un circolo di devoti della medaglia miracolosa. Per vincere i pregiudizi anticattolici del giovane, il barone ed un suo amico, Augusto della Ferronet, animati da una solida fede mariana, giunse alla conclusione che qualora Alfonso Ratisbonne avesse invocato la Vergine, si sarebbe convertito. Con quest'idea i due nobili sfidarono Alfonso ad indossare la medaglia miracolosa e a recitare il memorare, cosa che lui fece proprio per dimostrare quanto fossero inutili e ridicole queste pratiche cattoliche. Nell'arco di pochi giorni il conte della Ferronet morì improvvisamente e il de Busseret, mentre stava recandosi in chiesa per organizzare i funerali, era il 20 gennaio 1842, incontrò Alfonso, pronto a riprendere il suo viaggio. E così, per congedarsi, lo fece salire sulla carrozza. Giunsero insieme presso la chiesa di Sant'Andrea delle Fratte e mentre il barone si assentò per parlare con i frati, al giovane ebreo apparve la Madonna. Lui stesso, commosso, raccontò il suo incontro con la misericordia e da quel momento iniziò la sua conversione. Miracoli e testimonianze. Scrivono al parroco di Sant'Andrea delle Fratte dal Brasile. Caro padre, qualche anno fa ho passato i peggiori momenti della mia vita. Mia figlia dovette subire d'urgenza un'operazione per un tumore al fegato di circa 20 centimetri
L'intervento chirurgico durò 11 ore, durante il quale corse un serio pericolo di vita. Intanto in nessun momento ho perso la fede. Sapevo che Dio stava con noi e la ragazza guarì. Alcuni mesi dopo i medici diagnosticarono metastasi del tumore e fissarono la data per un nuovo intervento chirurgico. Nel pianto e molto triste, mi sono recata alla chiesa di San Francesco di Paola, che si trova nella Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Brasile, non lontano dalla mia casa. Nell'entrare ho visto un padre minimo che parlava della Madonna del Miracolo. All'improvviso ho sentito qualcosa di strano, come una spinta alla speranza. Andai ad inginocchiarmi ai piedi della bella immagine della Madonna del Miracolo, implorando la grazia. Ho pregato tanto. Trascorsero così giorni di angustie e speranza, ma il miracolo l'abbiamo ottenuto. La Madonna del Miracolo ha ascoltato le mie preghiere e non fu necessario che mia figlia fosse operata. Ringrazio il Signore per tutto questo e che tutti sappiano che la Madonna del Miracolo mai abbandona chi a lei si rivolge. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.